Buonasera, questa è Recensione in Panchina, che stasera in realtà non siamo in panchina perché piove e quindi siamo in un bar. Abbiamo appena visto al cinema Doria Megalopolis. Sì, e di Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola, il maestro Francis Ford Coppola. Perché, non lo so, a me verrebbe da dire che, cioè, non si può dire che questo non è un film di un maestro, perché questo è un film veramente autoriale. Questo è veramente un film pazzesco, è incredibile. Sì. Mi rendo conto che possa non piacere, che possa stuccare, calcolando che eravamo solamente in due, eravamo in sala, eravamo in tre. E il terzo se n'è andato all'inizio del secondo tempo, se n'è andato via. Forse non l'aveva visto. A Cinematoria, cosa assai strana, cioè, secondo fine primo tempo, cioè. Pausa, non lo so. È strana questa cosa, anche per farcelo digerire probabilmente. So. Comunque, io personalmente, per quanto mi riguarda, credo di aver visto qualcosa di molto, 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 molto speciale, molto, molto particolare, ed è stracolmo di scelte, di intenzioni e di citazioni. A me piace quando un film è pieno di scelte. È pieno di scelte. Cioè, quando dici a me non mi interessa, io voglio fare questa cosa, la voglio fare così. Esatto. Cioè, a me questa cosa piace. Anche a me molto, ma questo è il mio cavallo di battaglia. Aspettate che c'è la sirena. Scusate, che ci sta portando via, perché diciamo delle cose. Allora, sì. Io prima, nella versione breve che troverete su Instagram, io oscillavo in questa maniera tipo perché matto perché sei un po' matto, quello sì. Sì, quello sì, ma perché è proprio la sensazione che mi ha dato il film. Sì. Un grande Chalebeuf, grandissimo. Chalebeuf pazzesco. A me di solito non piace lui. Veramente sì. Pazzesco, veramente bravo, è stato veramente bravo. Adam Driver è sempre superbo, sì. Proprio incredibile. Anche lei, non mi ricordo, Emmanuel, Natalie Emmanuel. Fece il Trono di Spade, sì. Molto brava, Giancarlo Esposito molto bravo, sì. Anche John Voight, sì. Dustin Hoffman ha fatto tre minuti, però 3 miliardi, ma però stupendo. Stupendo, doppiato male però. Chi, Dustin Hoffman? Sì, doppiato molto male. Ah, è il signor Oliviero Dinelli, però non è molto bravo. Lui è molto bravo, ma non è adatto al. Però perché siamo stati abituati da Duzza Mendola. Poi l'aveva preso un altro, non mi ricordo. Però diciamo. Però un buon doppiaggio, devo dire, cioè, io questo sono un po' di parte, però devo dire che rispetto a tante altre situazioni, insomma, un buon doppiaggio. Ah, anche Lawrence Fishburne, Morpheus di Matrix, con un ruolo interessante, sì. Devo dire, perché è il narratore. Narratore, sì. Questa cosa, allora, io, a me piacciono i film come questo, che hanno una storicità, cioè loro hanno preso la sapienza del passato, della storia del passato, della letteratura del passato, della vera Roma. Attenzione, si passa da Roma a Ralph Waldo Emerson, quindi a un filosofo amico di Henry David Thoreau, quindi di una specie di anarchia, di naturalismo, eccetera. Quindi c'è un po' di tutto, c'è poi Shakespeare. Sì, c'è Shakespeare, c'è tantissimo Shakespeare. Shakespeare. Allora, da un lato mi è sembrato un po' come se Francis Ford Coppola. Allora, io un pochino la storia sua, io non penso che lui fosse di famiglia proprio accademica, diciamo. Quindi secondo me lui a un certo punto ha scoperto la cultura. E diciamo forse ne ha anche un po' abusato in questo film dal punto di vista proprio del citazionismo un po' anche facile, sì. Perché Shakespeare ha usato proprio anche delle parti molto molto, molto facili, molto conosciute, facili molto di Shakespeare, facile, però sì. Anche per far digerire questo testo al pubblico, insomma, anche per far capire che erano citazioni. Ha usato a piene mani Marco Aurelio, ha usato ovviamente e molte citazioni anche di Memoria di Adriano,
le catilinarie. Le catilinarie, ovviamente Cicerone l'ha preso proprio. Cicerone, quindi a me piace questa cosa che ha preso dal passato per arrivare al futuro, per ispirare il futuro, perché posso dirlo, è un film che ispira al futuro. E il futuro soprattutto, raramente visto così. Forse Cronenberg ho visto fare una cosa del genere col futuro, cioè un futuro visto in una maniera assolutamente anomala. A me ha ricordato anche un po' Lynch. Lynch, Cronenberg, un po'. Anche cose... Lynch nella sua visione, la di Dune, quando parlava. Però a me mi ha ricordato molto Strange Days per anche, alcune, alcune cose. Però appunto nella parte quella un po' più gotica e cupa. Visiva, cupa. E visiva, sì. Cupa. Però secondo me il messaggio è tutt'altro che cupo. Il messaggio è proprio molto positivo. Cioè che per costruire un futuro migliore non serve fare altro che non ascoltare il passato, cioè che non anche ascoltare noi stessi, cioè non dobbiamo cercare altrove. Cioè le cose importanti la nostra razza le ha dette. E infatti c'è nel discorso finale che fa Adam Driver, c'è anche questa cosa appunto che ha fatto delle scelte, cioè che si vede come ombra nel palazzo a un certo punto la scimmia che diventa uomo. Uomo, sì. Nel senso che c'ha tutte queste cose citazionistiche, un po' la Peter Greenway, un po'. C'è anche pure la spiegazione di come abbiamo fatto sopravvivere l'era glaciale, quindi qual è l'anello mancante, che noi siamo in realtà degli che cos'è l'uomo. Una riflessione sull'uomo, sulla coscienza, su se stessi. Esteticamente è sulla stessa identica scia di del film. Oh Madonna. Un attimo in dimenticanza, abbiate perdono. Beh, continua tu, io ci penso. Ma per quanto mi riguarda sono rimasto stupito da alcune cose. Ecco, la cosa che mi è piaciuta più di tutto, e continuo a ripeterlo, ma questo è un mio vezzo. Sono state fatte delle scelte e sicuramente non gliene è fregato assolutamente nulla di essere giudicato in qualche maniera. Bravo Francis. Non ha proprio, in questo senso proprio non ha avuto nessuna paura del giudizio e non ha mai ammiccato. Dove ha ammiccato? Ha ammiccato nei dialoghi, cioè i dialoghi che sono presi a piene mani dalla storia romana e dai più famosi discorsi, sia della cultura classica e sia di Shakespeare e sia di pensatori moderni, quindi ha mischiato tutto questo perché è nel futuro e quindi come se ci avessero un passaggio di testimone da antica Roma a un momento shakespeariano, quindi attoriale in una certa maniera, fino ad arrivare a un pensiero invece di riflessione su che cos'è proprio la civiltà, l'uomo, su come devi vedere la società, cose, la società, come si può eccetera, su come è evoluto la manipolazione, eccetera. Però poi ha fatto un gran mischione perché ci sono dei personaggi che sono storicamente lontani tra di loro, nella storia vera, ma li ha messi quanti insieme per quello che rappresentano. Sì. Quindi sono tutta una serie di scelte fortissime. Quello che vedi è assolutamente abnorme e quell'oscillazione mia nella recensione in breve è perché tu sei costantemente in balia del suo discorso. Sì, perché non viene spiegato nulla. È un trattato di filosofia pure semplice, sì. Anche filosofia dell'immagine, perché ci stanno delle cose appunto un po' anche alla Aronofsky, quando fece The Fountain, cioè, acquatonica e acquatonica a tutti, è barocco, è un film barocco, non facciamo pubblicità, ma acquatonica. È un film non per tutti, perché comunque è un trattato di filosofia, quindi non è un film per tutti, però si appoggia a qualcosa di molto conosciuto, esatto. Cioè, nel senso, il problema, non ha voluto farla molto complessa. Il problema è che ovviamente anche se si appoggia a qualcosa di conosciuto ha un ritmo lento nel senso, sì. Comunque perché è estremamente barocco, estremamente ricco, però ha una linea narrativa comunque che si srotola in maniera lenta, cioè è un elastico, sì, strano, sì, sì, sì. Un elastico molto strano e che si prende i suoi tempi e anche con una critica proprio dell'apparire
una critica feroce su questo all'inizio e sì, anche sì, durante tutto, tutte alcune cose, tant'è vero che c'è un personaggio che vive proprio sull'apparire, sull'inganno, eccetera, e non vi possiamo dire come si evolve, come va, perché sennò sarebbe tutta una serie di spoiler. Per quanto mi riguarda, voto? Io personalmente gli darei un bel 7,5. Sì, secondo me il 7 pieno ce l'ha, secondo me tendente all'8, 7,5 pure io, sì, no, è un voto giusto, nel senso un gran maestro dell'arte cinematografica, un gran maestro del visivo anche. E siamo tirati quei voti, sì, perché sì, poi sì, se paragoniamo altre cose, questo gli diamo 9. Però no, è di chiaro, tanta però cosa stiamo che parlando, è uscito. Qui stiamo parlando, stiamo entrando su, stiamo entrando proprio sul suo, cioè, come se fosse isolato. Cioè, abbiamo visto nella prima puntata di Recensione in Panchina che abbiamo fatto quest'estate, abbiamo visto Alien Romulus. Cioè, voglio dire, cioè, quindi, gli possiamo dare 7 pure ad Alien Romulus, però non è lo stesso 7 di adesso. Cioè, dovremmo dare 4 ad Alien Romulus, 4 3 forse, ma 2. Direi 2 rispetto al, diciamo, facendo i conti sul arte cinematografica, arte divisiva, testo, sceneggiature, cioè come può essere accolto, come può essere accolto questo film, secondo me un 7,5 è. Per chi è destinato? Chi lo vede? Qualcuno che ha voglia di ragionare su alcuni temi e non vuole subire il film, non è intrattenimento questo è tutto altro che intrattenimento. Vabbè, sì, no, non è intrattenimento. Non è intrattenimento, è uno srotolare di cose. A me ha ricordato Aronofsky, ha ricordato Peter Greenaway, Cronenberg, Lynch, ma ricordando Lynch. Sì, ma anche Cronenberg per alcune cose. Io devo dire che sono rimasto ancora ondeggio. Questa è la nostra... Comunque, bravo Francis. Alla fine della tua carriera, magari non è finita, però insomma hai ci ha messo fare tanti anni a fare questo film, spendendo i suoi soldi, lo capiamo perché un'industria cinematografica non l'abbia preso. Perché non li rifarà mai con i biglietti del cinema, questi i soldi che ha speso per fare questo film. Però ha donato un pezzo di arte cinematografica. E siamo pronti a sfidare chiunque entri, come è successo oggi, eravamo in 2 in sala, anzi eravamo 3 e siamo rimasti in 2. E lo sfidiamo in panchina. Lo sfidiamo in panchina. Alla prossima. Alla prossima. Acqua tonica a tutti. Alla vostra.